Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Siamo in un altro episodio della serie Fresh MSCraft. Allora, tanto per cambiare, siamo nell'isola dell'iscritto, dove ho aggiunto un paio di persone, un paio di ragazzi che ci avevano chiesto di essere aggiunti. Andiamo a vedere subito chi sono e li salutiamo. Allora, ho inserito Gabri06 Pippo, GP Emot, Marco Fringer, Simone Santaniello e Fabio Drone. Quindi ragazzi, vi aggiunto nell'isola dell'iscritto, siete insieme a tutti gli altri. Certo, adesso guardandovi da lontano siete veramente tanti. Se volete essere aggiunti, basta che lasciate un messaggio nei commenti e nel primo episodio che facciamo vi andiamo ad aggiungere. Allora, eccoci qua, c'è anche un drone, nel frattempo lo ammazziamo. Ok, ci ha droppato anche un tridente. Vabbè, uno quando li cerca, adesso che non lo cercavamo, guarda come ci ha dato subito. Allora, off camera in questi giorni ho fatto un po' di cambiamenti qua nel mondo, cioè più che cambiamenti un po' di miglioramenti. Infatti vi faccio vedere, innanzitutto ho fatto una specie di cestino, perché dentro casa ogni volta quando avevamo spazzatura non sapevamo dove buttarla, cercavo o la buttavo a mare oppure facevo una fossa e la lasciavo là. Allora, ho fatto un sistema che da qua più o meno si intravede. Vedete qua, si mette, c'è un barile nascosto col simbolo appunto del cestino. L'ho messo fuori perché usa la lava e così evitiamo che incendia tutta la casa. Quindi basta mettere le cose qua dentro. Sentite, c'è un sistema qua dietro che prende il classico lanciatore e lancia, prende gli oggetti appena ha degli oggetti qua dentro. Ad esempio, vabbè, buttiamo questo tridente, dai. Appena sente il rumore sente che c'è un oggetto, con un comparatore fa alzare un pistone che abilita un vabbè, non mi viene il termine, ve lo faccio vedere. Sempre se no andiamo a fuoco. Ecco, qua ha lanciato, non mi ricordo dove l'ho messo, se di qua, eccolo qua. Abbiamo un dropper che appena vede che c'è un oggetto lo lanciamo, esatto, e lo dovrebbe lanciare se non sbaglio, esatto, qui. Quindi ricostruiamo un pochettino, vabbè, della terra ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, dopo la chiudiamo. E quindi in automatico ogni volta che inseriamo qualsiasi oggetto qua, questo verrà sputato e buttato là dentro. Quindi questa è la prima cosa che abbiamo fatto. Poi ho fatto, in mancanza dell'estate che è finita, ho fatto in questa zona, l'ho sistemata come se fosse una spiaggia. Infatti, vedete, sotto ho dato una sistemata alla meglio, diciamo. E poi ho messo qua una serie di tappetini come se fossero le stuoie, gli ombrelloni che ho usato, ho fatto con la tela di ragno, con ahi, maledetto. Andiamo a dormire e poi ve la faccio vedere con calma. Ok, vai. Mentre che siamo dentro approfittiamo, vi faccio vedere quello che abbiamo modificato dentro. Allora, qua intanto c'è tutta la mappa, finalmente. Ho riempito tutta la parete con la mappa. Allora, come vedete, questa è la nostra zona dove stiamo noi. Mentre qua abbiamo la farm di Creeper. Qua c'è il palazzo dei villager. Qua sotto c'è la vecchia. Qua c'è la farm di ghiaccio. E se non sbaglio, qua c'è la farm di Iron, la vecchia versione, che adesso non funziona più. È stata sostituita da quest'altra che è qui. Qua c'è la vecchia zucca che abbiamo fatto per lo speciale di Halloween. Quindi riprende tutta la zona che abbiamo da questa parte. Poi ho dato una sistemata qua sopra. Ancora c'è da sistemare le due stanze che è dall'inizio della serie non abbiamo mai fatto. E ho dato una piccola decorazione qui in modo che almeno era meno spoglie. E soprattutto qua abbiamo fatto un bagno. Allora, come vedete, qua abbiamo la nostra vasca di idromassaggio. Poi abbiamo, ovviamente, in un bagno cosa può mancare? Ovviamente il cesso. E poi abbiamo qua, va bene, il nostro lavandino col gancio che fa da rubinetto, saponetta e poi un po' di illuminazione. Quindi almeno già la zona qua sopra è più decorata, ho messo una stanza e soprattutto ho chiuso anche il tetto meglio. Ora, più avanti sicuramente andremo a fare anche qualche miglioramento da quella parte.
Allora, approfittiamo che siamo qui, dormiamo. Nell'episodio di oggi, invece, siccome mi servono, allora, per un prossimo progetto mi serve tantissima sabbia e poi, soprattutto, non abbiamo ancora i bambù. Cioè, incredibilmente non abbiamo trovato i bambù perché non abbiamo esplorato le zone nuove. Quindi io cercherò di andare più lontano possibile con l'elitra in modo da andare a trovare appunto una zona dove ci siano i bambù. Ah, ecco, nel frattempo off camera avevo sistemato, ho allargato anche la nostra base sottomarina. Certo, al momento è un poco scoglia, non c'è tantissimo, però ho aggiunto altre tre piccole stanze, ognuna ai lati di quella centrale. Quelle prima o poi andremo a usare per collegarle al tempio sottomarino o qualche altra. Vediamo che cosa ci sperimentiamo. Allora, per oggi invece io ho portato dell'ossidiana che ci servirà per fare un portale. E nelle varie zone che esploreremo e poi colleghiamo più avanti con le ferrovie nel Nether e delle mappe, ma queste soltanto quando troviamo qualcosa che ci interessa. Quindi io direi di metterci nel nostro lanciatore e possiamo anche andare. Allora, direzione andiamo da questa parte. Ci prendiamo la nostra mappa di qua, tanto per capire più o meno a che distanza siamo. E cominciamo a viaggiare da questo lato, fino a quando magari o troviamo quello che ci interessa o sbattiamo nel limite del mondo. Allora, nel frattempo che viaggiamo, vi racconto un poco quello che abbiamo fatto, se non avete visto. In questi giorni ci sono state due live, abbiamo iniziato una serie con gli iscritti, quindi è una vanilla che viene fatta insieme a voi. Chi vuole partecipare ovviamente basta che mi manda la richiesta su PlayStation 4, il mio nick è sempre Fresh77, quindi vi accetto la richiesta e quando sono online, quando il mondo è aperto, lo vedete e potete entrare tranquillamente. Allora, al momento abbiamo fatto soltanto dei lavori per sistemare la parte centrale, infatti abbiamo fatto la città, che appunto rappresenta il centro, e poi in questa zona prende non si può né rubare né uccidere gli altri giocatori, griffare, qualsiasi cosa. In questo punto prende è una zona franca, diciamo, dove quindi nessuno può fare danno e nessuno può essere ucciso. Fuori dalle mura invece potete farvi la vostra vanilla, quindi dentro la mura non potete nemmeno costruire. Quindi basta che vi potete allontanare dalle mura e uscire fuori, potete farvi le vostre case, le vostre farm e dovete stare attenti ovviamente perché fuori vi possono uccidere e vi possono rubare la roba. Quindi non vi conviene nemmeno farla troppo vicino alla casa, troppo vicino alla città perché appunto sareste troppo a portata di mano. Quindi poi sta a voi nascondervi bene, cercare di non fare trovare le vostre cose preziose. E va bene, poi per il resto la città è ancora in costruzione, man mano cercherò di farla in live mentre gioco con voi. Per adesso molti di voi mi hanno dato una mano a costruirla. Eravamo in creative, se volete vi lascio i link delle due live. E ovviamente chi mi ha dato una mano in questi giorni avrà dei vantaggi poi quando inizierà la serie, quando saranno messi in vanilla. Infatti avevo pensato di dare a ognuno di loro un tot di dima. Ok, già qua siamo arrivati. Un tot di diamanti, anche perché giustamente se lo meritano per quello che hanno fatto e quindi mi sembra giusto. Allora, andiamo da questo lato. Quindi se volete partecipare alla serie basta che mi mandate la richiesta su PlayStation 4 e ripeto, ogni volta che sarò online mi vedrete online e quindi potete entrare tranquillamente. Allora, attenzione, qua c'è. Ok, qua c'è una zona bella dove. Allora, qua abbiamo sia mesa che ghiaccio. Allora, io farei qua subito un portale e ce lo conserviamo perché questa è una bella zona. Quindi questa mappa ce l'abbiamo qua. E in più andrei a fare un portale qua sopra. 1, 2,
Allora, però così non mi bastano. A me che mi pare che ce l'abbiamo nel. Però per sicurezza facciamo così. Anzi, quei due per adesso, cioè, questi due ce li recuperiamo. Allora, in questo modo poi nella nostra ferrovia andiamo a mettere queste tutte le nuove rotte che sto facendo, in modo che poi le possiamo raggiungere tranquillamente dal Nether. Quindi accendiamo. Ok, e questo ce l'abbiamo. Quindi direi di continuare la nostra ricerca. Questo non ci interessa al momento. Allora, vediamo se riesco a partire così. Mai. Ragazzi, sì, ma su questo siamo negati. Attenzione, quello cos'è? Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, prendiamoci la nostra. Attenzione, ho trovato la zona. No, perfetto, ecco, questa è un'altra cosa che cercavo. Quindi qua ci abbiamo questo qua vicino. Allora ci deve essere un villaggio nella zona. Perfetto. Allora, sapete che quasi quasi. Io andrei a spaccare quel portale e ce lo facciamo qui. Ok, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Taglia pietre. Ma non c'è niente. Tu mi chiudi la porta in faccia, maledetto. Ok, quindi questa zona è tutta da mettere in sicurezza. È la cosa buona perché io cercavo la sabbia e da quella parte è pieno di sabbia. Qua abbiamo anche il golem, bravo. Ora sta facendo notte, io non vorrei metterli in pericolo. Allora facciamo così, io devo andare a spegnere quel portale. Però prima. Io dormirei con voi. Vediamo se qua c'è qualche cosa. Oh, come, no, una cassa, qualcosa di utile, non ce l'avete, eh? Niente. Vabbè, allora, qua possiamo dormire. Ancora non è notte. Quindi, ragazzi, nelle prossime puntate andremo ad affrontare sicuramente i pillager. Andando a difendere questo villaggio. Quindi a sto punto io il portale non lo faccio dentro il villaggio, ma almeno in zona. Ok, intanto dormiamo tutti così non nascono zombie. Perfetto. Bravi, accoppiatevi. Allora, qua facciamo un'altra mappa perché questa qua ci serve. Ok, giusto giusto è a cavallo tra le due cose, però guardate quanto deserto, quindi su questo siamo a posto. Allora, a sto punto bisogna fare una cosa veloce, ovvero andare a spegnere quel portale e poi possiamo farne un altro, magari qua. Allora, 1, 2, 3. 1, 2. Uno qua, uno cazzo ho fatto. Ok. Perfetto, questo è pronto per essere acceso. Non lo accendiamo adesso, per non fare confusione con l'altro. Quindi andiamo a spegnere quello che abbiamo da quell'altra parte che abbiamo acceso prima. Qua ci abbiamo anche una caverna. Buono, perché così abbiamo a portata di mano villaggio, il mese è da quella parte dove c'era il ghiaccio. Allora, secondo me, però se lo accendiamo anche questo, non dovremmo avere problemi.
Vabbè, accendiamolo, vediamo se sono troppo vicino, se no ce li lasciamo tutte e due. Allora, io ho paura, ma entro. Siamo nati in mezzo a niente. Vediamo dove usciamo. E nel frattempo se mi veniva gas non ci sparava. Siamo usciti qui, quindi questo va bene. Allora facciamo una cosa. Diamo un altro occhio, vediamo se riusciamo a trovare anche i bambù. Se li troviamo siamo a posto. Quindi facciamo così, ragazzi. Io per adesso lo cerco offline, mi giro un po' per il mondo e ci aggiorniamo appena, nella speranza che riesco a trovare del bambù. Allora ragazzi, sono arrivato alla fine della mappa da questo lato e visto che ho trovato dei coralli, ne approfitto per prenderli con tocco di seta e vediamo se in questi giorni, poi negli prossimi episodi, riusciamo a fare qualche cosa di carino con i coralli che ancora non ero riuscito a trovarli. Cioè, l'avevamo trovati, però non ne avevamo raccolti. Quindi, una volta che sono qua in zona, ne approfittiamo. Ne prendo di vari colori. Questi mi pare che li possiamo prendere così. Vediamo. Saliamo in superficie, raccogliamo quello che. Ok, questi sono 20. Ah, perfetto, quindi si possono prendere. Allora, prendiamo un po' di questi qua, anche di altri colori, e poi continuiamo la ricerca. Allora, ragazzi, riprendiamo la nostra ricerca, ma mi sa che purtroppo per adesso non ne abbiamo trovati. In compenso, sono riempito l'inventario della shulker, di coralli, cetrioli del mare, diciamo che ho preso un bel po' di roba, che poi possiamo usare finalmente anche per decorare la parte sottomarina, visto che da noi il nostro fondale è molto scoglio. Quindi almeno. Ora, se però mi faceva trovare del bambù, io ero molto contento. Anche perché non siamo riusciti ancora a fare. Qua ci sono delle navi. E guarda che c'è dei relitti in questa zona. Vabbè, per adesso non perdiamo tempo con i relitti perché sennò entra. Non c'è. Madonna, guarda quanti ce n'è. Va bene ragazzi, vuol dire che in questi giorni mi farò un po' di ricerca offline. Intanto per oggi abbiamo trovato tantissima roba, quindi mi sa che userò questi 18 razzetti per tornare a casa. Poi faccio tutte le ferrovie che portano. Attenzione, là c'è un'altra magione. No, questa è buona. Aspetta, ci avviciniamo e mi faccio un'altra mappa in quella zona, così poi prossimamente ci torniamo. E che vi stavo dicendo? Mi sono distratto appena ho visto la magione, scusate. Allora, questa non è quella che abbiamo esplorato, eh. Allora, dammi le mappe, questa è un'altra zona che ci interessa. Ci avvicino un poco, vediamo se abbiamo già, è quella che abbiamo esplorato tempo fa oppure è una nuova. No,
questa mi sa che è quella che abbiamo già esplorato con Messe. Sì, infatti. Niente, ragazzi. Ok. Allora, ci siamo illusi, questa l'avevamo esplorata nelle prime puntate, quindi... Va bene, ragazzi. Allora, per oggi mi sa che ci possiamo anche salutare qui. Andiamo a insultare questo lama. Ciao, lama. E quindi, come vi ho detto, abbiamo trovato un bel po' di posti che ci potevano interessare. E quindi nei prossimi giorni farò tutte le ferrovie che collegano il nostro mondo a questi nuovi posti. E la cosa che andremo a fare sicuramente in futuro sarà appunto intanto una ferrovia, in modo da selezionare ogni volta il percorso che ci interessa e quindi andare più facilmente e spostarci nel mondo in un attimo. Quindi, con la magione alle spalle, io vi saluto e noi ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao ciao!